Termina a reti bianche il confronto tra Penne e Sambuceto con una gara che fa registrare occasioni solo nel primo tempo per poi andarsi progressivamente spegnendo nella ripresa. Mister Iodice schiera i Vestini con una prima linea formata da Leccese, Cacciatore e Calderaro, mentre dall'altra parte il tecnico ospite Montani si affida in avanti a Criscolo, Paravati e Camperchioli. L'alba del match fa registrare un primo tentativo del Penne, ma il mirino di Reale è puntato troppo in alto per produrre gli effetti sperati dai sostenitori pennesi. La risposta del Sambuceto arriva pochi minuti dopo, con il destro di Paravati, potente ma impreciso. L'attaccante ospite ci riprova poi al quarto d'ora, ma è proprio al momento del dunque che trova la difesa di casa pronta a chiudere. Nella seconda metà del primo tempo è il Penne a prendere l'iniziativa. Sul corner di Cacciatore il più pronto di tutti è D'Alonso di testa, ma il pallone non c'entra lo specchio della porta ospite, insidiata ancora dal Penne, prima con un tentativo allo scoccare della mezz'ora e poi con Leccese che al 33esimo trova il portiere ospite Dedeo a dirgli di no. I padroni di casa intensificano la loro azione, discesa di Reale sulla sinistra, cross in mezzo e pallone che rimbalza contro la traversa della porta sambucetese. Prima del riposo Calderaro ricama e Cacciatore fa tutto bene, depositando in rete il pallone per un gol però invalidato dalla segnalazione di fuorigioco che spegne sul nascere la gioia del pubblico pennese. Nell'intervallo doppio cambio nel Sambuceto con Mangiacasale e Perrotta che rilevano Paravati e Selvallegra. La prima sostituzione del Penne al 61esimo vede l'ingresso di Testi per Rossi. Di occasioni vere e proprie però non ce ne sono, solo buone intenzioni dall'una e dall'altra parte in un secondo tempo all'insegna del grande equilibrio. Finisce 0-0 per il Penne e il quinto risultato utile consecutivo, per il Sambuceto è invece il terzo. Montani, 1-0 che porta un punto per parte a Penne e Sambuceto, era un campo difficile, però si aspettava qualcosa in più dai suoi? Ma no, io devo dire che i ragazzi hanno fatto la partita che ci aspettavamo, che abbiamo preparato durante la settimana, perché Penne è un'ottima squadra e poi soprattutto con un campo così fai fatica, quindi era una partita da prendere con le pinze perché poteva esserci il gol da una parte o dall'altra, ovviamente senza giocare a calcio perché è impossibile giocare. I ragazzi sono stati molto molto attenti, hanno fatto la partita che dovevano fare, la palla che avevamo per buttarla dentro non l'abbiamo avuta, però credo che il pareggio sia giustissimo. Mister Iodice, 0-0 al termine di una gara che l'avete giocata più nel primo tempo, meglio, avete creato di più qualche fiammata, soprattutto nella finale della prima frazione di gara, poi nel secondo tempo le due squadre si sono equivalse, occasioni non ce ne sono state né dall'una né dall'altra parte, perché? Sì, hai detto bene, nel primo tempo sicuramente abbiamo fatto meglio noi, abbiamo avuto più di qualche occasione per fare gol. Chiaro che nel secondo tempo il campo pesante, il primo tempo abbiamo dato tanto. E nel secondo tempo sono sceso un po' i ritmi, al di là che le occasioni non ci sono state, però due squadre che secondo me si temevano, però credo nel complesso se andiamo ai punti secondo me oggi Penne meritava qualcosa in più, però va bene lo stesso, abbiamo fatto un pareggio contro una grossa squadra, quindi ci teniamo il pareggio e continuiamo così nella nostra strada.